Morci, piccolo paese dell'Alto Vastese posto su una collina che domina la Valle del Trigno, come tutti gli anni, nei giorni 11, 12 e 13 settembre si sono svolti i festeggiamenti in onore del beato Angelo da Furci. A 186 anni dal ritorno delle sue spoglie mortali, vi sono stati dedicati 3 giorni di ricche funzioni religiose, in cui il terzo giorno Monsignore Edoardo Menichelli, arcivescovo della diocesi Chieti Vasto, ha voluto fare visita a questo santuario e celebrare la funzione religiosa, nel suo intento anche quello di conoscere i fedeli del posto. Ad attenderlo, oltre a Don Michele Carlucci, parroco di Furci, c'era anche il sindaco Filippo Cianciosi e le forze dell'ordine. Dopo il suo arrivo, insieme a Don Panfilo Argentieri, amministratore diocesano, e dopo aver salutato tutti, si è recato nel santuario per celebrare la Santa Messa. Carlucci dare il benvenuto. Un benvenuto al nostro arcivescovo, il quale ci ha in un certo qual modo premiati. Oggi è la prima uscita ufficiale. L'altra sera, sabato sera, ha preso possesso della diocesi, però già il 25 luglio, quando per la prima volta ci siamo incontrati e conosciuti, io l'ho invitato a presiedere questa celebrazione della festa del Beato Angelo. Non vi nascondo la mia gioia, ma anche la mia commozione. Commozione perché, ripeto, è un grosso favore che siamo qui, arcivescovo ci ha concesso a noi comunità parrocchiale di Furci, e certamente un grande vanto anche per il Beato Angelo. L'eccellenza non conosce il Beato Angelo. Ieri sera, quando ci siamo sentiti ancora per telefono, mi chiedeva notizie e io ho cercato di ragguagliarlo, ma sapete, il telefono costa, no? Allora lui mi ha detto, poi, io gli ho detto, quando verrà per strada Monsignor Argentieri può parlare del Beato Angelo e spero che l'abbia fatto. Comunque, veramente la mia gioia è grande in questo momento, in questo giorno, e ringraziamo il Signore anche per questo. Sono certo interpretare i sentimenti della comunità parrocchiale di Furci nel dare il benvenuto a Sua Eccellenza, ma sono certo anche di esprimere la gioia di tanti, tanti pellegrini che oggi si trovano qui a pregare il Beato Angelo e che anch'essi per la prima volta hanno
qui la celebrante per questo popolo. Ebbene, a nome di questo popolo io vi ringrazio e che questa celebrazione possa portare frutti abbondanti a ciascuno di noi e soprattutto a lei, Eccellenza, che questa celebrazione sia un augurio per il Ministero Pastorale che inizia nella diocesi. Auguri. Io sono molto lieto di essere in questa comunità. È la prima comunità che visito. Voi sapete che sono arrivato a Chieti sabato pomeriggio. Qualcuno di voi forse ha avuto la volontà di vedere. Gloria di questa comunità, un figlio che benedice questa comunità, un figlio
stabilito questa comunità e ha costruito la sua santità, la sua obbedienza alla potenza. Giustamente il punto che ha rivelato, che io ho detto del beato, non conosco tutti, come voi sicuramente non conoscete uno dei beati del mio paese, però una cosa la conosciamo, che tutti i santi, tutti coloro che si incamminano verso la santità, sono persone normali, sono gente comune, sono gente come noi. La santità non è una vocazione di alcuni, non è che uno nasce santo, non è che uno è predestinato a diventare santo. La santità, molto semplicemente, è ubbidienza d'amore a quello che Dio vuole da noi. Per me la santità cosa sarà? La santità veramente sarà fare il messo tu come vuol dire. La santità per lui cosa sarà? Sarà di fare il sacerdote come vuole Dio. La santità per uno sposato, qual è la santità per uno che è sposato? Di fare di Dio il messo del matrimonio come lo vuole Dio. Qual è la santità per uno come lui? Di costruire la santità vivendo intensamente il tempo della giovinezza, nel rispetto di quello che Dio vuole da voi. Qual è la santità per un amministratore politico? Di fare bene il politico, come servizio alla persona. La santità non si inventa, la santità non è un regalo, la santità è un atto di obbedienza, d'amore a Dio, secondo la vocazione e la collocazione storica in cui Dio ci ha messo. Però tutti possiamo influenzare. Il vostro beato ce lo dice. E tanti altri. Allora, questa giornata vorrei che fosse per ognuno di noi, per me, per primo, una nuova, intensa volontà di essere secondo il cuore di Dio. Permettete però che mi dica qualche altra idea. È la prima volta che vengo, perdonate se sono qualche virtù. Qualche cosa su quello che abbiamo detto, su quello che ci ha detto la parola di Dio. Ahimè, quando ho sentito la prima lettura, la parola di Paolo, ho pensato a te. Quando Paolo dice io ho il dovere di annunciare voi che mi dice, vi domanderete, ma questo cosa fa? Un prego, cosa deve fare? Vi prego, ve lo chiederei in ginocchio, aiutarci a dirvi Gesù Cristo. Non farci impicciare, preoccupare di altre cose che non ci convengono. Noi dobbiamo dirvi la strada di Cristo. Siete stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. Siamo tutti rinati alla fonte dell'amore di Dio che passa per l'acqua e per le parole che donano la grazia. Allora noi dobbiamo costruire questa realtà di santità che ci sta dando. E noi abbiamo questo dono, il dovere di annunciare Cristo. Per fare che cosa? Ecco, oggi mi permetto di indicarvi due studi che prendo sempre dalla parola di Dio. La prima, convertire. Io ogni volta che sento questa parola del Vangelo vado in crisi, perché il Vangelo mi dice converti. Vedete cari amici, noi pensiamo sempre che la conversione appartenga a quella categoria di persone che sono non credenti. Faccio un esempio, quel musulmano si converte al cattolicesimo. No, Gesù non parla di questo. Gesù parla della conversione del cuore. E cioè un invito costante, coraggioso, continuo, pieno di amore, di misericordia, di tenerezza, ma anche di stima. Perché ognuno di noi che ha questo dono della fede, se noi l'abbiamo ricevuta per dono, la conservi e la realizzi. La fede non va solo detta, la fede per tutti noi va, come abbiamo pregato prima, va custodita, va vissuta, va testimoniato.
Quante volte lo torniamo a subire? Quante volte siamo in amicizia con i nostri fratelli? Quante volte non abbiamo lo stesso persona che abita con noi dentro casa? E poi, magari, come facciamo perché Padre nostro che sei in cielo? Occorre che prima questa realtà di gloria a Dio, detta a Dio, sia prima, come posso dire, incarnata. Questa è la conversione. Quando si fa fatica a vivere in Madre, ma prima non è. E c'è una seconda cosa che fa parte di questo progetto della santità. Quello che Dio ci dà non è un dono giusto di ripicamente, come Napoleone che diceva ancora Dio la parte e poi chi la torna. La fede è un dono da annunciare, lo devo pensare sera ai miei sacerdoti, spero che non mi chiami perché però è bravo a capire. Quando detto, dobbiamo questo popolo, ma non solo il popolo di chi? Dobbiamo avere luce di luce, ottimismo, dire che noi siamo portatori della salvezza, non perché è la nostra, perché è la salvezza di Gesù Cristo. Allora, chi ha sperimentato l'amore di Dio, come fa a me? Io so che voi siete credenti, so che avete la comunità, so che pregate, ma abbiate sempre questa capacità di annunciarlo, di dirlo, con la testimonianza di piccole cose, con i segni piccoli ma significativi. Pregate mai prima di mangiare? Vi posso dire un mio peccato? Così capite anche che voi siete un bel uomo. Prima di mangiare ho fatto la preghiera e il Signore sa, fammi gustare. E nella mia casa, la più piccola c'è la preghiera, l'ultima di l'altra prega. Sono tutte donne, no, c'è anche qualche uomo, è ben sentito. Ma
a riorganizzare questa realtà vocazionale della nostra diocesi, perché abbiamo bisogno. E resto lo chiede tutti, e la gente che ha bisogno di Cristo che passa attraverso questa diocesi. Questo ho voluto confidarvi, perdonatemi di essere stato una riflessione così tutta, non molto lunga, ma lui vi ho parlato con voi e spero che voi venite presto e ritornerò con voi. Dopo la Santa Messa, la statua del Beato Angelo da Fucci è stato portato in processione per le vie del paese. I genitori del Beato Angelo da Fucci erano due sposi modesti e devoti che vivevano a Fucci, negli Abruzzi, in quel di Chieti, nella prima metà del XIII secolo. Ormai anziani, non avevano avuto figli e questo era il loro cruccio più pungente. Si raccomandarono perciò a San Michele Arcangelo, la cui devozione era a quel tempo vivissima, soprattutto nella fascia adriatica, non lontana dal Gargano, dove era il celebre santuario delle apparizioni. L'Arcangelo porse l'orecchio a quell'accorata preghiera. Nacque il frutto dell'amore dei due anziani sposi e fu chiamato naturalmente Angelo e consacrato totalmente all'Arcangelo suo protettore. Il ragazzo era vivace, di intelligenza sveglia. I genitori vollero farlo studiare e le uniche scuole aperte a tutti a quei tempi erano i monasteri benedettini. Ciò non voleva dire però che il ragazzo fosse necessariamente destinato a diventare monaco sotto l'abito di San Benedetto. Poteva anche, compiuti gli studi, abbracciare la carriera ecclesiastica secolare, oppure anche una professione laica, come quella del giurista, per esempio, o del notaio. Il giovane abruzzese non divenne monaco benedettino, ma neanche tornò a vivere nel mondo. Seguì una vocazione religiosa che, seppur nata nell'abbazia, non coincideva con quella benedettina. I genitori, morendo quando egli era ancora assai giovane, raccomandarono il loro angelo non soltanto a San Michele, ma anche a Sant'Agostino, il grande dottore della Chiesa. Angelo da Fucci vide in quell'affettuosa sollecitudine una specie di indicazione provvidenziale. Entrò nell'ordine degli eremiti di Sant'Agostino, terminando gli studi teologici a Napoli e poi per 5 anni nella celebre Università di Parigi. Il beato abruzzese fu così un agostiniano degno del proprio patriarca e protettore, dotto e illuminato, attivo e benefico. Fu maestro a Napoli, provinciale dell'ordine, autore di un commento al Vangelo di San Matteo. Per 2 volte rinunciò al pastorale di vescovo per continuare a studiare e a insegnare. Morì a Napoli nel 1327. Non si sa esattamente di che età, ma in chiara fama di santità. Thank you.
Figlio e Spirito Santo. Amen. Vorrei che custodiste tanto questa bella tradizione di fede che avete, vorrei che imitaste il vostro Beato, vorrei che trovaste in Lui la forza di vivere come comunità unita. Vi prego, la Chiesa deve dare al mondo la testimonianza della comunione. Vi prego, ubbidiamo a Gesù Cristo che prima di morire ha detto: prego il Padre perché io e voi siamo una cosa sola. Grazie del bel coro. Lui mi ha detto: salutale, se no poi si offendono, perché è stato un altro vescovo che l'ha salutata. Avevo già pensato di farlo, ma in chiesa sta tutto di corsa. Bravo, continuate. Prendete anche qualche uomo, però, che forse è meglio, diventa un coro più... Ecco. Poi mi piacerà tornare un'altra volta, certo per parlare con tutti, ma soprattutto per parlare con loro, con i giovani. Voi non vi offendete se voglio parlare con i giovani, no? Perché che volete, noi siamo vecchiarelli, fra poco ce ne andiamo, ma questi sono, bisogna tirarli su bene, capito? Bisogna aiutarli, perché abbiano i sentimenti buoni, abbiano i sentimenti della solidarietà, i sentimenti della misericordia, i sentimenti della onestà, perché non basta, ragazzi, dire solo che le cose non vanno bene, bisogna che voi state, come dire, dritti, allerta, ma prima di esserlo e di dirlo, bisogna che lo viviate questo. Quindi verrò a ricordarlo, perché ricordandolo a voi lo ricorderò a me, lo ricorderò ai sacerdoti, lo ricorderò a tutti voi. Che Dio vi benedica. Grazie. E buona festa. Grazie.